iTunes chiude, anzi, no. Prima di proseguire con il video ti direi di iscriverti al canale e di cliccare sulla campanellina per rimanere sempre aggiornato. Abbiamo parlato circa un anno fa del fatto che iTunes chiudesse il proprio store per dedicarsi ai servizi Apple Music come streaming, Apple Podcast e Apple TV. In realtà, se vai a vedere, lo store di iTunes è ancora aperto e quindi si possono ancora oggi acquistare MP3, album, compilation, brani e quant'altro. E continuano ad uscire nuove collezioni, nuove anche raccolte di album vecchi. Ecco, diciamo che iTunes non ha chiuso ancora lo store. Se torniamo a cercare, alla fine è arrivato anche il suggerimento di un utente, ma così come io stesso mi sono trovato ricominciando con le serate a cercare di acquistare dei brani, andando a cercare le notizie, comunque tutte le agenzie e siti web del settore e quant'altro avevano battuto la notizia del fatto che iTunes sarebbe dovuto chiudere a fine estate dell'anno scorso, 2019, e invece niente, non c'è nessun tipo di notizia su quello che sta succedendo adesso. Allora proviamo a immaginarci perché iTunes non abbia chiuso lo store. Prima di tutto, le conseguenze che abbiamo ipotizzato allora sarebbero state veramente importanti e veramente gravi per tutta l'industria della vendita di musica in digitale, che nonostante sia in calo, in una emorragia veramente inarrestabile, non si può concludere del tutto. È un'industria sofferente ma che ancora esiste. E allora dare il colpo di grazia con la chiusura del principale store mondiale sarebbe stato forse troppo per tutta una serie di operatori del settore. È vero che tutti questi, Apple ma non solo, Amazon e quant'altro, danno priorità allo streaming, ma la possibilità dell'acquisto c'è ancora per quei pochi che ne usufruiscono, sia chi ha bisogno di musica per poterla suonare in qualsiasi tipo di supporto, sia per chi è ancora affezionato al possesso di un brano e non vuole fare nessun tipo di abbonamento. Questa potrebbe essere la prima ragione, ovvero mi occupo primariamente di streaming, però tengo ancora aperta la possibilità dell'acquisto per chi vuole. Poi, evidentemente, possiamo ipotizzare che le cose non sono andate come avevano ipotizzato in termini di aumento di iscritti. Questo per mille questioni, volendo anche burocratiche. Se non è possibile suonare brani in streaming, tecnicamente non si sono ancora stretti gli accordi con le società che detengono i diritti d'autore, quindi quando fai l'abbonamento ad un Beatport Link, per fare un esempio, ti viene detto che è per uso privato, questo per togliersi tutta una serie di problemi legali, vuol dire che il passaggio allo streaming non è ancora completo. Siamo in una fase di transizione e allora la chiusura di uno store di vendita non è possibile. Cosa voglio dire? Inutile rendere impossibile l'acquisto di brani se ancora non è possibile suonare tutto completamente in streaming o utilizzare lo streaming per qualsiasi tipo di servizio. Ecco che Apple Music molto probabilmente non è cresciuta come avevano ipotizzato, non hanno ancora stretto accordi per poter suonare nelle piattaforme, nei controller per DJ, ma che comunque, non cerchiamo di essere illusi, i DJ rappresentano soltanto un piccolissimo mercato, ma evidentemente coloro che acquistano ancora i brani sono ancora tanti. Quello che avevamo ipotizzato lo scorso anno, che non erano sufficienti a mantenere la struttura, evidentemente si è rivelato falso. In sostanza, non essendo ancora completo il passaggio allo streaming, l'idea della chiusura è soltanto rimandata. Non ci sono notizie in merito, non c'è una dichiarazione di un cambio di rotta o quant'altro. Semplicemente avevano fatto trapelare la notizia dell'imminente chiusura dello store, a cui poi non hanno dato seguito. Credo che principalmente le ragioni siano queste. Tutto ciò che implica trasferire completamente allo streaming ha bisogno evidentemente di tempo e anche che le persone siano
preparate. C'è anche da dire che rimane il fatto che se il pubblico di riferimento maggiore sono i giovanissimi, sono quelli che fanno più volumi, però sono anche le persone che meno spendono per tutta una serie di questioni, non hanno ancora un lavoro, non hanno magari la disponibilità delle carte di credito, comunque preferiscono indirizzare i loro soldi altrove, che credo sia il motivo principale. E allora, visto che ancora un mercato musicale esiste, si deve cercare di indirizzare gli acquisti di queste persone in qualche modo. La partita è ancora tutta da giocare. Mi dispiace che avevo dato la notizia per certa, avevo comunque visto che lo store in qualche modo non si trovava più, perché cliccavi su store e ti portava su Apple Music, cliccavi sul brano e ti portava sull'abbonamento Apple Music. Adesso tutto questo è stato cambiato con l'ennesimo aggiornamento di iTunes. Ora, iTunes ha quella particolare caratteristica, l'ho già detto, che riesce a peggiorarsi ad ogni aggiornamento. E questa volta nel 2020 non è assolutamente mancato in questa particolare caratteristica. Vedremo cosa succederà successivamente. Io, come sempre, sarò disponibile intanto a qualsiasi tipo di commento, suggerimento e, come hai visto, ho raccolto il suggerimento di un utente per studiare la situazione. Però anche appena sapremo qualcosa di più, appena continuerà questa guerra in qualche modo tra questi grandi player, ci sarà sicuramente un aggiornamento su questo canale. Ti direi quindi di farmi sapere cosa ne pensi nei commenti, un bel like, perché comunque non lo chiedo mai e sbaglio, che non è esattamente un punto a mio favore, e continua a seguirmi qui su Essere DJ Oggi.